Gastronauta. Il Gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che interessa molto sia, diciamo, la ristorazione, sia i clienti, sia il consumatore, su un provvedimento che è stato varato dall'Unione Europea ed è in vigore da ieri, che prevede, che impone la comunicazione scritta di sostanze allergiche nei cibi. Bene, è evidente che questa, diciamo, disposizione va a favorire celiaci e allergici al lattosio, soprattutto, perché tante altre allergie, io credo, non dico che sono inventate, ma sicuramente sono di minor conto. Però ancora una volta abbiamo appunto la Comunità Europea che ci arriva zaghete con un provvedimento che ancora più ci limita, ci rende, come posso dire, prigionieri. Bene, buongiorno, abbiamo con noi Andrea Prea, che è chef del ristorante Vun del Parcaia di Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide. Che è qui con noi, che ci aiuterà a capire quali sono le difficoltà anche della ristorazione. Ma io vorrei partire da un personaggio, da un editorialista del Corriere della Sera, che non si occupa sicuramente di problemi di cibo, ma di cose ben più importanti, che ha scritto un articolo: allergie alimentari, l'Europa smetta di ossessionarci. Questo perché? Perché devo dire che è un giudizio. Buongiorno a Pierluigi Battista. Buongiorno. Devo dire che è un giudizio netto, preciso, tagliente, e devo dire che vanno bene questi giudizi, perché fanno un po', come posso dire, da pandan a tutta una serie invece di altre considerazioni. E la cosa che mi ha molto colpito, Battista, è questa: che tu hai scritto due manie, la mania ossessiva geometrica degli euroburocrati. Cosa intendevi? Infatti, guarda, il senso di quell'articolo era proprio questo, cioè è questa mania iperregolamentatoria, questo voler complicare anche diciamo così, appesantire di costi, perché queste cose non sono neanche gratuite, di cose che, diciamo così, basterebbe il buon senso. Io pure sono allergico, ho una piccola allergia, e so benissimo che quando vado in un ristorante evito di mangiare quella cosa lì, ma insomma non è così difficile. Un celiaco o una... che ne ho amici a bizzeffe di celiaci, di allergici, eccetera, quando si va al ristorante non mangiano il pane e la pasta. Cioè, qual è il problema? Non è che sia possibile dimettere. Allora, è questa idea che una regola in più, che una norma restrittiva e vincolante in più garantisca che cosa? Ma è una cosa che è questa la malattia culturale, diciamo così. Quindi io so che qualche allergico se l'è presa con me per questo articolo, come se io, ma figuriamoci, cioè, dico solo che veramente, cioè, quando uno sa che è allergico al lattosio, cioè è verificato che è allergico al lattosio, non prenderà quegli alimenti al ristorante, quelle cose dove è presumibile che ci sia il lattosio. Ma c'è bisogno di scrivere che nella pasta asciutta ci possa essere qualche cosa che può fare male ai celiaci? Cioè, non si sa già. Sì, il problema diventerà enorme, perché io credo che, anche nonostante questo provvedimento, ma poi capiremo anche... Ma è una mania, guardi, negli Stati Uniti, recentemente negli Stati Uniti, oramai i supermercati sono così, cioè ci sono i settori che hanno, non so, gluten free, quel settore va benissimo, perché quella è una scelta che uno fa, diciamo così, per cui c'è questa grande attenzione. Però voglio dire, esiste una dimensione della vita che è anche quella di andare al ristorante, in qualche modo, in cui uno non è che è possibile che sia completamente sempre attentissimo a ogni minima regola, minuziosissima sul cetriolo, sulle cose. Cioè, questa è una mania, appunto, è una mania regolamentatoria di sfaccendati di Bruxelles, questa era la mia tesi. Bene, io sugli euroburocrati sono molto d'accordo anche su altre disposizioni, ma certamente questa legge, questo provvedimento è giustissimo per i prodotti impacchettati, quelli, chiamiamoli così, già imbustati. Su questo sì, perché lì purtroppo non c'è nessuno che può avvisare, e molte volte alcuni prodotti contengono anche così delle sorprese. La ringrazio, Battista, grazie. Grazie a voi. Grazie, buongiorno. A Prea, a te, il ristoratore è in difficoltà? Ma io sono d'accordo con su Battista, nel senso del Corriere, perché comunque si rischia di burocratizzare ancora di più quello che è un settore già molto burocratizzato. Sono d'accordo anche sul fatto che comunque chi è a conoscenza di una forte allergia, piuttosto che
di un prodotto o di un altro, è ovvio che viene di default comunicarlo al ristoratore. Noi adesso abbiamo ricevuto questo avviso di regolamento, un nuovo regolamento in merito agli allergeni, e stiamo cercando di metterci in riga e capire dal punto di vista gestionale più che altro come fare, perché sennò verrebbero fuori dei menu che sono delle bibbie. Ti interrompo perché devo passare la linea alla regia, poi continuiamo. 800 24 00 24, chi volesse intervenire, 349 238 6666 sugli SMS, ne abbiamo già ricevuti, a cui risponderemo. Linea alla regia. Aruba e VMware, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Vi presenta Strade in diretta. L'unica segnalazione di traffico al momento dalla 9, la Inate Chiasso, dove si formano code per attraversare la dogana verso la Svizzera. Sul resto della rete circolazione scorrevole, nessun problema per chi si trova alla guida. Per quanto riguarda le condizioni del tempo, cielo nuvoloso al nord e sul medio versante tirrenico, ma le piogge sono locali e di debole intensità. È tutto, a più tardi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Bene, riprendiamo questo discorso appunto su questo provvedimento che è partito ieri. Chissà quanti ristoranti saranno pronti appunto già da oggi, perché già da oggi sicuramente è entrata in vigore con scritto vicino al menù, vicino alla ricetta, vicino al piatto, diciamo le indicazioni. Ma ora abbiamo un personaggio importante con noi che ci potrà dare molti, molti dettagli, molti su questo argomento. Buongiorno al dottor Giuseppe Ruocco, direttore generale per l'igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute. Buongiorno. Buongiorno. Senta, dottor Ruocco, ci dia finalmente una chiarificazione. È obbligatorio, io qui tra l'altro ho uno chef importante il quale mi diceva che si trova in difficoltà perché ancora non è chiaro, se bisogna scrivere nel menu accanto ai piatti che si propongono secondo quali allergeni contiene quel piatto, oppure se è sufficiente parlarle a voce, dirlo a voce, avvisare a voce il consumatore. Guardi, la situazione è un po' complessa, nel senso che innanzitutto voglio dire che si tratta di un importante elemento della nuova normativa, perché va a tutela dei cittadini nell'ambito di quella più generale, quel più generale sforzo di chiarezza, trasparenza ed informazione che è dovuta ai nostri cittadini. Quindi certamente si tratta di un elemento assolutamente positivo. C'è un elenco, come tutti ormai più o meno sanno, di questi allergeni e elenco che potrà poi anche essere implementato, insomma, esteso nel tempo, e ad oggi c'è un obbligo di informazione. Sulla modalità dell'obbligo, diciamo che la norma dice solo che bisogna dare l'informazione e che la norma comunitaria, quindi quella direttamente applicata da ieri, e che i paesi membri possono adottare delle modalità proprie nazionali per questo tipo di informazione. Quindi la norma in sé non specifica la modalità. Sono però in corso di elaborazione delle linee guida comunitarie che spiegano che però innanzitutto non sono vincolanti, e seconda cosa non ci sono ancora, che fino al momento in cui gli Stati membri non dovessero decidere diversamente, le informazioni vanno date per iscritto. Questo è quello che è il quadro ad oggi, per cui è ovvio che non si potrebbe, a mio parere, perseguire un operatore che ad oggi decidesse una via diversa. Ah, quindi non si può perseguire? Ad oggi non ci sono gli estremi nella normativa per come è scritta perché questo avvenga, però siamo orientati, ripeto, a livello comunitario a dire che a meno di diversa indicazione esplicita del paese, che oggi non c'è per l'Italia, l'indicazione sia di darla per iscritto. Quindi personalmente ritengo che oggi vada data per iscritto. È un po' difficile che questo possa diventare oggetto di una contestazione fino a che non avremo fatto ulteriore chiarezza, cosa che comunque dovrebbe avvenire in tempi piuttosto brevi, immagino.
Bene, rimanga con noi, dottor. Però voglio dire che oltre a ciò, oltre al fatto che dell'aspetto legale, giuridico, che poi può sembrare anche un po' persecutorio, io ritengo che sia un po' difficile, questo però a titolo personale, che le modalità verbali possano garantire sempre, in ogni circostanza, una completa informazione, e soprattutto un domani che ci dovesse essere un contenzioso, all'operatore dimostrare che doveva essere fatto, sia stata fatta. Poi insomma ognuno può valutare, certo, queste, però indubbiamente va considerato, perché poi se ci sono incidenti gravi, che ci possono essere, certo, insomma si deve tener conto di queste, tanto che è un elemento importante e che la Commissione europea, e quindi poi l'ha proposto e poi gli Stati membri l'hanno approvato nel regolamento insieme al Parlamento, che questo elemento è previsto anche per gli alimenti non preimballati, è l'unico elemento delle indicazioni che bisogna dare, quindi voglio certamente sottolineare una cosa importante. Sentiamo Fabrizio da Modena, un radioascoltatore. Buongiorno Fabrizio. Sì, buongiorno a voi. Ho sentito l'intervento di Battista e siccome ho il problema della celiachia in famiglia, che conosco molto bene, e faccio anche parte dell'Associazione Italiana Celiachia, volevo, se possibile, fare una replica a quello che lo ripeto, chiunque può intervenire come quando vuole, 800 24 00 24. Prego. Perfetto. Quindi Battista ha sostenuto che a tanti amici celiaci e basta quando vanno fuori di casa che dicano al ristoratore che non possono mangiare pane o pasta. La cosa non è così. Allora, è un intervento che può creare disinformazione questo, perché credo che lei sappia benissimo, Paolini, che il problema del celiaco è un problema soprattutto di contaminazione. Certo. Durante la preparazione dei cibi, durante la cottura, quindi non è assolutamente vero che basta evitare pasta e pane. Il glutine è contenuto ad esempio anche nei salumi, può essere contenuto in tantissimi altri cibi e ci può essere contaminazione durante la preparazione. Fabrizio, era una domanda che volevo fare ora al dottor Rocco sulla contaminazione crociata, infatti l'avrei fatto a seguire, perché è evidente che, cioè, per quanto riguarda la celiachia è tutto un campo a sé stante, quindi la contaminazione è pericolosissima, quindi di questo ne parleremo, perché poi avremo anche un allergologo che interverrà sulla trasmissione, quindi cercheremo anche di chiarire questo punto. La ringrazio comunque del suo intervento. Bene, e io ho con noi Massimo Zanon, che è presidente e ristoratore della Confcommercio Veneta, da cui è partita tempo fa veramente una vera e propria rivolta su questo provvedimento. Zanon, perché? Ma io credo, intanto buongiorno, credo sia abbastanza semplice rispondere un po' a tutto quello che si sta oggi muovendo rispetto al problema. Nessuno di noi mette in dubbio la tutela e la salute di chi va e usa fare dei pasti fuori casa. Da questo punto di vista cerchiamo però di non rendere tutto come fossimo un laboratorio sanitario, perché è impossibile immaginare che tra quella che è una manipolazione di vari prodotti e quella che è la volontà di scrivere il tutto come fosse una ricetta medica, ne passa assolutamente di sostanza, perché nella pratica di tutti i giorni diventa pressoché impossibile, o onerosissimo o assolutamente anche non intelligente, perché poi ci dobbiamo anche confrontare con il mondo. Allora, noi siamo la nazione che ha la cucina per antonomasia più diversa e più fantasiosa in termini di da posto a posto, basta cambiare un chilometro e già le ricette simili ma non sono più uguali, e di conseguenza non è che possiamo diventare di tipo industriale. Dall'altra parte, se è vero che c'è una nuova norma e ci dobbiamo tutti adeguare, in Europa abbiamo già più di 10 paesi che hanno legiferato che si può fare l'informazione a voce. E allora noi ci indigniamo, non perché non vogliamo rispettare il nostro cliente, che è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese, ma perché ancora una volta in Italia non si va a fare la semplificazione per le imprese, ma si lascia sempre all'ultimo, e quindi in questo caso all'impresa è spesse volte piccolissima, l'esigenza di risolvere il problema senza avere un minimo di concetto di semplificazione, fermo restando che nessuno dice di non informare per iscritto, nessuno dice di non fare le cose che oggi magari sono solo parzialmente già evolute, ma è anche assolutamente vero che la più bella cosa che dobbiamo dire è che venga formato sempre di più
tutto il personale di sala, tutto il personale di cucina rispetto a queste nuove tematiche, perché ne scopriamo di allergie sempre di nuove, che venga continuamente preparato, e nello stesso tempo ricordiamoci che noi siamo il paese del turismo e spesse volte non sono neanche le nostre persone che lavorano italiane. Bene. Quindi diventa sempre più difficile. Beh. Ma se alziamo l'asticella va a finire che diventiamo tutti degli industriali. Grazie. Sentiamo Paolo da Parma, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Ho sentito l'intervento di Battista, di quest'ultimo signore che dice che non serve scrivere. Io sono intollerante al lattosio, per esempio, vado nei ristoranti e devo sempre chiedere, perché voi sapete che nei ristoranti la panna, il latte, il burro lo mettono dappertutto, anche per insaporire certi piatti, per fare questo. E quindi io chiedo, e devo chiedere alla cameriere, se lo spaghetto, se dentro un po' di panna, un po' di burro, oppure se la carne è fatta lì, lui, poveretto, deve sempre andare in cucina, tornare e poi dire. Mi sembra una normativa giusta, salvaguardia gente come trovare scritto sul menù se questo piatto contiene lattosio, se contiene probabilmente prodotti che derivano da questo. Questo mi sembra giusto, corretto. Bene. E è un impegno da parte del ristoratore di fare questo, lo scrive in modo che un domani, se uno viene preso da qualche cosa, non dica mai il cameriere non l'ha capito, non l'ha sentito, no, c'è scritto sul menù, e quindi mi sembra una cosa corretta. Uno non deve continuamente Bene. Chiedere al cameriere se contiene burro, lattosio, cose. Paolo, abbiamo capito, però voglio tornare a una cosa ancora più importante, perché qui abbiamo parlato, voglio tornare da Rocco su questo, abbiamo parlato della disposizione, Rocco dice ancora non si sa quali sono i provvedimenti, ma allora cioè che effetto ha? Io mi chiedo se i ristoratori, molti ristoratori, molti anche trattori, molte osterie, e poi arriveremo anche al cibo di strada, cioè non sapendo che pene vanno incontro, non è che continueranno a fare orecchie da mercante, Rocco? No, questo assolutamente no. Guardi, io voglio chiarire, a me non, il dibattito al limite se c'è è sulle modalità, ma non mi sembra di non aver trovato una sensibilità da parte degli operatori verso il problema, questo lo dico a loro merito e riconosco che assolutamente sono tutti consapevoli dell'esigenza di dare questa informazione. È chiaro che come tutte le norme di prima applicazione hanno bisogno di qualche elemento di chiarimento preciso, che il Ministero della Salute è parte del tavolo che sta lavorando a questo tema, ma non lo guida, perché il tavolo è guidato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è in corso una discussione che, ripeto, in tempi brevissimi darà degli altri chiarimenti. Per quanto riguarda le sanzioni, il sistema sanzionatorio della vecchia normativa viene proprio in questi giorni collegato con la nuova norma, di modo da non lasciare un buco delle sanzioni. Ma noi speriamo di non parlare di sanzioni, noi vogliamo parlare di informazione, come diceva giustamente lo chef, vogliamo parlare di educazione. Le sanzioni devono rimanere un fatto residuale, purtroppo ovviamente in ogni sistema devono esistere per coloro che, come diceva lei, fanno orecchi da mercante, ma speriamo che siano un fatto molto residuale, soprattutto di fronte a un problema di salute così rilevante come quello delle intolleranze o quello della celiachia o altri problemi che possono creare problemi in occasione di un momento di svago e di piacere come quello dell'alimentazione fuori di casa. Bene, la ringrazio, grazie al dottor Ruocco, grazie a Massimo Zanon, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Che Radio 24 vorresti trovare sotto l'albero? Per Natale vogliamo farvi un regalo. Una radio sempre più vicina a voi. Diteci cosa vorreste ascoltare nel 2015 compilando il questionario su radio24.it. Con il nuovo anno cercheremo di realizzare i vostri desideri.
Lei è agli acquisti? Sì, capo. E perché non acquista una soluzione documentale Kyocera? Con i multifunzione colore Tasca Alpha 2551 CE e software Kyocera, i concorrenti mandano offerte belle come libri d'arte e noi fotocopie nere o sbiadite. Ma il costo copia? E quanto costa perdere vendite? Signorina? Sì. Cerchi un rivenditore su kyocera-documentsolutions.it. Subito. Non solo risparmieremo e saremo green, ma anche più tecnologici, efficienti e competitivi. Vede? Kyocera muove la voglia di fare. Signorina, l'aiuta a navigare. Sì, ma a largo. Kyocera. Count on us. Aceto balsamico di Modena del Duca. Un profumo inconfondibile, frutto delle generose terre modenesi. Un aroma prelibato, unico. Dal 1891 sulla tua tavola e su quella dei tuoi amici più cari. Per un Natale al vertice del sapore. Aceto balsamico del Duca.it. Con Domus la guida indispensabile alla scelta tra le 100 migliori scuole di architettura e design in Europa. In più, la ristampa del primo numero di A, storica rivista di architettura diretta nel 1946 da Lina Bobardi. In regalo solo con Domus, in edicola in Digital Edition. Il Natale sembra non arrivare mai, come i capolavori della casa vinicola Sartori. L'amarone della Valpolicella e Valpolicella Ripasso Sartori, sulla tua tavola solo dopo un lungo affinamento. Eh sì, per la qualità Sartori serve tempo, ma non vedi l'ora di fargli la festa? Ok. È quasi Natale. Solo da Expert lo interpretano così. I tuoi regali a prezzi scontatissimi. Finanziamento a tasso zero in 10 rate. E se spendi 500 euro in regalo lo special pack espresso italiano. La macchina per caffè espresso Lavazza Menù, 64 capsule e l'elegantissimo set caffè Guzzini. Finanziamento TAN e TAEG 0%, salvo approvazione della finanziaria. Operazione a premi valida dal 9 al 24 dicembre 2014. Info nei punti vendita aderenti e su expert-italia.it. Buon Natale da Expert! Da più di 40 anni siamo una grande famiglia. Ogni giorno cerchiamo la genuinità. Ogni giorno la bontà, i sapori migliori. La freschezza e la qualità al miglior prezzo. Supermercati Alì. Migliora la vita. Posso badare al bambino dopo scuola? Tutti i santi. Che razza di uomo porta un ragazzino in un bar? Sono nati peccatori. E all'ippodromo. Bill Murray. Uno che beve e scommette sui cavalli. Naomi Watts. Perché piace a te? È interessante. St. Vincent, dal 18 dicembre, al cinema. State ascoltando un programma offerto da Consorzio di tutela del culatello di Zibello. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, riprendiamo a parlare di questo provvedimento europeo che impone, abbiamo sentito dal dottor Ruocco del Ministero della Salute, la comunicazione scritta. Quindi in Italia è ancora valido il discorso della comunicazione scritta, mentre in altri paesi hanno deliberato per anche la comunicazione orale. Sentiamo Franca, una radioascoltatrice della provincia di Firenze. Buongiorno Franca. È andata giù la comunicazione, bene. Allora volevo chiedere al nostro chef che abbiamo qui in studio con noi, si è parlato appunto di voi cuochi, mettete il burro un po' dappertutto, il latte magari anche poco, e poi il consumatore non lo sa. No, diciamo che è vero, perché comunque sono processi di lavorazione per ogni singolo piatto e ci può stare che ci sia presenza di, nel caso del signore che chiamava prima per il lattosio, presenza di burro, latte. È vero anche che comunque bisogna capire che oggi c'è sempre più un'attenzione a persone che soffrono di queste allergie e sensibilizzare il tutto anche. Fino adesso si è fatto in forma comunicativa, perché almeno per quanto ci riguarda, e io parlo di noi, cerchiamo sempre di chiedere a qualsiasi consumatore se ha allergie o addirittura intolleranze, perché negli ultimi tempi se ne sono viste di tante, ecco. Adesso con questa normativa si farà quel che bisogna fare, ci sarà l'adeguamento e io quello che dico è trovare un giusto senso, un buon senso da adottare per far funzionare la cosa, ecco, è tutto qua. Bene, abbiamo con noi, appunto dicevo prima, un allergo immunologo di Firenze, membro del Comitato Scientifico Nazionale della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Buongiorno alla dottoressa Macchia. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. La prima domanda che viene così spontanea è: secondo lei è sufficiente la comunicazione orale in un ristorante sulle ricette e sull'uso appunto di allergeni nelle ricette?
Ma sicuramente la comunicazione orale è già un passo avanti, la comunicazione invece scritta, cioè sapere perfettamente quello che c'è nel menù, nel piatto che viene proposto, sicuramente per il paziente allergico in particolare è un grosso passo avanti e può dare sicurezza e può dare finalmente anche piacere di affrontare diciamo l'alimentazione fuori casa. Ricordo infatti che prima si è parlato di formazione, ecco, cerchiamo di farla, se mi è concesso un attimino. Le allergie alimentari sono un problema che interessa milioni di persone e sono malattie vere, non sono diciamo così situazioni transitorie, sono situazioni croniche nei confronti delle quali dobbiamo porci con due modalità. Sicuramente la persona deve essere consapevole della propria allergia, quindi giustamente deve sapere nel momento in cui gli viene presentato un determinato piatto ciò che può effettivamente assumere e ciò che invece può determinare dei grossi problemi. Quindi prima di tutto una corretta diagnosi e per questo il riferimento appunto è lo specialista allergologo. E secondariamente ovviamente è necessario che si sappia che nelle allergie alimentari, quindi milioni di persone, non si tratta di parlare diciamo di intolleranze come l'intolleranza al lattosio. Qui possiamo avere dei sintomi che sono importanti, possiamo avere situazioni come lo shock anafilattico, situazioni quindi diciamo che mettono a repentaglio la persona. L'intolleranza al lattosio invece è un'altra condizione dove non c'è un rischio immediato di una reazione immediata grave che possa richiedere la medicina d'urgenza, vi possono essere disturbi diciamo sicuramente molto più lievi, mentre l'allergico al latte, ecco, l'allergico è tutt'altro, può avere un'allergia importante e quindi anche quella contaminazione, quella presenza delle proteine del latte può essere determinante per i propri problemi. Rimanga con noi perché avremo modo ancora di ascoltarla e di farle delle domande. Abbiamo molti radioascoltatori. Dario dalla provincia di Lecco, buongiorno Dario. Buongiorno, volevo sapere se queste norme, che hanno una motivazione sicuramente apprezzabilissima, di fatto però tecnicamente non metteranno in crisi o non faranno chiudere del tutto tutti i venditori di cibo da strada. Il cibo da strada, okay. I venditori si dovranno adeguare con un qualcosa di scritto, se rimane questa normativa, oppure con un qualcosa di orale. Sicuramente toccherà tutti coloro che propinano del cibo, quindi non è che toccherà solamente ai ristoranti o alle trattorie, toccherà alle pizzerie come a tutti gli altri, quindi sicuramente anche i venditori di cibo di strada. Buongiorno a Fabio Picchi, ristoratore. Ciao, Davide. Allora, tu sei già a posto, cioè il tuo menù c'è già scritto vicino a tutti i tuoi piatti gli allergeni? Ma guarda Davide, primo io non ho menù, nel senso ho un menù dove si parla di primi, di secondi e con i relativi prezzi, poi per storia del nostro locale da sempre ci si mette a sedere e da sempre si racconta il menù giornaliero, che magari pare fermo ma che in realtà si muove nei mesi, nelle stagioni e via avanti e via avanti e via avanti. Quindi la tua è una documentazione orale? Ma assolutamente, come quasi sempre poi avviene per le cose che passano così non percepite dai presenti, ma nella storia passa, viva Dio, la comunicazione orale, alle volte molto più di quella scritta, ma insomma questo è un altro discorso, Davide. Però qui, al di là della serietà dell'argomento e al di là della serietà, anche riprendo le parole della signora, dell'allergologa, che un conto sono le allergie e un conto sono le intolleranze. Spesso la formazione manca proprio anche per i soggetti, per cui si sente degli intolleranti spacciarsi per allergici e magari non lo sono, ma questo sta nel gioco della comunicazione. È una roba seria l'allergie, le allergie sono una cosa seria, assolutamente seria. E allora perché affrontarla con un cerotto? Perché questo è un cerotto, sia ben chiaro, che corrisponde perfettamente alla mancanza di responsabilità di ognuno, per cui la politica non si fa responsabile della formazione, non si fa responsabile di istituire qualche meccanismo all'interno delle scuole, all'interno delle scuole alberghiere, all'interno di dove volete voi, mettiamoci intorno a tavola e ragioniamo se volete di questo, ma sta di fatto che io nel momento in cui ho scritto non sono più responsabile, poi si arrangi chi non ha letto. Sì. Perché non
non c'è la stessa cosa rispetto all'olio di palma? Perché non si devo ancora vedere servire negli ospedali, scusami, ma ho avuto una frequentazione recente, va bene, l'olio di palma, perché? Perché non si fa un urlo rispetto al perché questa chiedi io non so, sono un cuoco, non sono l'allergologo, chiedi alla signora perché negli ultimi 20 anni c'è questa esplosione, le farine 00 che cosa sono? Perché si sta parlando di lieviti madre che sono salvifici rispetto a un disagio che tutti noi possiamo provare nel momento in cui si va in una pizzeria e ci si ritrova con gli stomaci gonfi e le bocche bruciate? Da che cosa? Caro Fabio, diciamo che hai detto cose molto interessanti da dibattere. Ti dico solo che sull'olio di palma, 2-3 settimane fa, con il direttore del Fatto Alimentare, da questo microfono, ha fatto un appello perché sta raccogliendo una petizione e sembra che già molte aziende si stiano adeguando e non scrivono più semplicemente quello che scrivono nascondendo l'olio di palma. Finalmente, probabilmente, si arriverà al momento in cui si scrive olio di palma e la gente dovrà essere informata su che cosa, appunto, qualcosa contiene olio di palma. Comunque, fatto davvero molto importante quello che hai posto tu all'attenzione. Ma sentiamo Claudio da Modena, un radioascoltatore. Sì, io sono... Pronto? Sì, prego. Claudio, io sono meravigliato di queste continue battaglie di retroguardia dei ristoratori. Mi sembra di rivedere il film del divieto di fumo, per cui per qualche mese c'è stato campagna di terrorismo psicologico, quando poi invece la legge contro il fumo nei ristoranti, secondo me, è stata una legge salvifica per la ristorazione. Secondo me è banale, basta mettere un simbolino, come adesso c'è l'asterisco del materiali congelati, con alcuni simbolini, con le principali, con le allergie che sono prescritte dalla normativa, senza avere dei grossissimi problemi. E dirò di più, secondo me dovrebbero i ristoratori essere attenti anche a tutto quello che è l'etnico, il religioso e anche il vegano, quindi prendere l'occasione per indicare quali sono i cibi che rispettano, per esempio, la religione musulmana o altre, e quali sono compatibili per i vegani, e trasformare tutto questo in un qualcosa a loro vantaggio. Non... Sentiamo Aprea cosa ne pensa, visto come chef... di un albergo internazionale, quindi tu sei a contatto appunto con religioni diverse e sicuramente anche con impostazioni a tavola completamente diverse. Assolutamente, noi nei due nostri ristoranti, sia nel gastronomico che comunque nel nostro bar, abbiamo frequentazioni di persone internazionali e ci troviamo sempre a confronto con questo, insomma, cerchiamo sempre trovare una giusta misura a quello che è la richiesta del cliente, insomma, anche perché, voglio dire, chi sia musulmano piuttosto che cinese, se ha delle richieste vengono accontentate, ecco, tutto qua, insomma. Quindi non è che si possono fare 30.000 menù sicuramente, però avrete dei piatti senza maiale, per esempio. Assolutamente. Avrete piatti, ma sicuramente credo che un po' questo tutti i ristoranti. No, ma concordo con il sesso degli angeli, questo comunque, anche il discorso vegano non è una religione, quindi cominciamo a distinguere, cioè piatti vegani ci possono, non è che un ristorante può fare 30.000 menù, ci sono i ristoranti per vegani, ci sono i ristoranti dove si mangia carne, ci sono ristoranti, uno lo sa, il consumatore lo sa, quindi dare una ristorazione a 360 gradi credo che sia molto difficile, rispettare invece il tutto sicuramente è importante, è evidente che non si può offrire un piatto di carne di maiale. Davide, questo è vero nel senso, però dal mio punto di vista io cerco sempre nel mio menù, ristorante che sia piuttosto al bar, di avere 2-3 piatti dove sono indirizzati verso, certo, il consumatore, che piuttosto che sia vegetariano, perché entrando nel mondo vegano entriamo in un mondo, certo, totalmente diverso di quello che è il vegetariano, e di conseguenza, ecco, cercare di dare un servizio. Bene, a tutti. Voglio tornare in un discorso con la dottoressa Macchia ultimo, qui non si parla di contaminazione crociata sul discorso della celiachia, però questo mi sembra piuttosto grave. Appunto, questo perché la malattia celiaca trova già abbondante informazione e formazione.
Per cui i ristoranti, i bar, eccetera, che possono dare il pasto senza glutine sono formati, sanno benissimo che devono evitare appunto la contaminazione, poiché sappiamo per il celiaco che anche una briciola può non scatenare una reazione immediata, assolutamente, ma può continuare a fomentare quella particolare infiammazione che si genera non solo a livello intestinale ma in tutto l'organismo. Diverso è il discorso, ripeto, e colgo l'occasione per ringraziare anche gli chef, perché loro e pochi altri hanno parlato di formazione. Le società scientifiche allergo immunologiche sono a disposizione per formare per ciò che riguarda in particolare l'allergia alimentare. Già lo facciamo per la malattia celiaca, ma come sappiamo per la malattia celiaca sono oltre 30 anni che lavora anche l'Associazione Italiana Celiaci insieme con noi, insieme con le forze scientifiche. Per gli allergici esistono ugualmente e sono numerose le associazioni pazienti, purtroppo troppo poco spesso viene dato loro voce, e quindi mi permetto di sottolineare che la formazione riguardo all'allergia alimentare, c'è stata una dimostrazione anche oggi, è ancora molto bassa, veramente molto bassa, perché si fa confusione, si cerca, diciamo così, di spostare l'allergico, si parla di milioni di persone, verso una ristorazione non curata per lui o per lei. Si ricorda che l'allergia alimentare può essere nell'età pediatrica come nella fascia adulta, non si parla solo di bambini, i quali fra l'altro poi spesso possono avere reazioni gravi, ma di tutta una fascia di popolazione. Si parla di 8-10 milioni di persone, non è? Certo, che hanno certo. Delle allergie dimostrate e dimostrabili grazie a tutto quello che il mondo scientifico, che spesso è stato fra l'altro invece interpellato dal Ministero della Salute, abbiamo scritto dei documenti, abbiamo scritto delle linee guida, sappiamo come si fa deve fare la diagnosi. Purtroppo però spesso appunto l'allergico viene messo in un gran calderone e invece io credo che questa disposizione ne farà parlare come. Grazie alla dottoressa Macchia, grazie a Fabio Picchi, torneremo fra poco, rimanete con noi. Strade in diretta. Circolazione scorrevole su strade e autostrade, ma prestate attenzione sulla 12 Roma Civitavecchia, un veicolo ha perso il carico tra la statale 1 Aurelia e Civitavecchia Nord in direzione di Roma. Per quanto riguarda invece i cantieri, ricordiamo che sul raccordo Siena-Firenze è chiusa l'entrata di Poggibonsi fino a domani in direzione Siena e si viaggia all'interno di uno scambio di carreggiata proprio tra Poggibonsi e Colle Valdelsa Nord. È tutto, a più tardi. Promo 24. Una notizia per l'imprenditorialità innovativa italiana. Proclamati i 3 vincitori di Edison Start, iniziativa che premia le idee più innovative e sostenibili. I vincitori potranno sviluppare i loro progetti grazie a un premio di 100.000 euro ciascuno e all'attività di supporto e consulenza da parte di Edison. Con il premio Edison Start, la società ha voluto esprimere i propri valori, lo spirito pionieristico e la capacità di innovare che Edison dimostra da 130 anni e che continuerà a dimostrare nel 2015 con la seconda edizione del concorso Edison Pulse. I candidati potranno presentare il proprio progetto dal 15 gennaio 2015. Due categorie in gara: sviluppo del territorio ed energia. Tutte le info su edisonpulse.it. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare appunto di celiachia, di allergia al lattosio. Ma sentiamo Giuseppe da Rodi Garganico, un radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Grazie a lei, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Sì. Dunque io volevo sottolineare un aspetto di ordine pratico che questa normativa non prende assolutamente in considerazione. E nel nostro albergo, che ovviamente è il ristorante, noi cambiamo il menù ogni giorno e sarebbe impensabile scrivere nel menù la sera prima, quando lo stampiamo, di aggiungerci anche tutti gli allergeni che possono capitare. È una cosa che non si può fare, cioè è impossibile. Bene, mentre noi già gestiamo i celiaci, noi abbiamo fatto il corso, faccio fare i corsi ai cuochi che vengono a lavorare da me, quindi ho dovuto modificare la cucina per avere delle zone che, per evitare che ci possano essere delle come si dice degli inquinamenti per gli altri.
attualmente serviamo anche chi è allergico, però ci dice io sono allergico a questo, si fa il piatto apposta per lui, non è pensabile. Ho capito le sue difficoltà, che sono le difficoltà di tanti ristoratori, ma abbiamo con noi ora Fabrizio De Stefani, che è direttore del servizio veterinario di igiene degli alimenti dell'USL 4 del Veneto. Perché il dottor De Stefani? Perché il dottor De Stefani è stato molto chiaro, diciamo un po' controcorrente tempo fa, ha fatto un comunicato dicendo è sufficiente indicare a voce gli allergeni, mentre oggi abbiamo sentito il dottor Ruocco, direttore del Ministero della Sanità, della Salute, che ha detto no, per ora rimane l'imposizione scritta. Buongiorno De Stefani. Buongiorno Paolini, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Devo correggere, in realtà io non ho detto che basta l'informazione orale, ma l'informazione orale può essere sussidiaria a un'informazione scritta. Certamente, mi scuso. Allora. No, per chiarezza. Allora, come ha detto il dottor Ruocco, fin tanto che il nostro paese non si dotterà di un atto di indirizzo ufficiale, rimane l'obbligo dell'indicazione scritta degli allergeni. Tuttavia, devo spezzare una lancia nei confronti della Commissione europea, che è stata tanto vituperata. La Commissione europea, in realtà, ha detto che fin tanto che gli Stati membri non intervengono, rimane valida l'indicazione scritta degli allergeni sui menù o su altri strumenti. In realtà dice anche poi che un'informazione verbale può essere alternativa o può essere integrativa di questa comunicazione scritta nel momento in cui venga richiesta dal consumatore e quando questa informazione sia diretta e verificabile. Verificabile cosa significa? Significa che l'esercente deve essere in grado di sapere esattamente cosa ha messo dentro le sue pietanze per proteggere la salute del suo cliente. Ho capito. Quindi è un aspetto molto chiaro. Quindi se l'Italia vorrà dotarsi di questo metodo, come hanno fatto già, come è stato ricordato, altri 10 paesi nella comunità europea, sarà possibile dare l'informazione verbale unitamente a un'informazione scritta, che non deve rimanere però solo scritta, perché se rimanesse solo scritta in un elenco degli ingredienti o degli allergeni sarebbe una lettera morta. Ho capito. Che addirittura potrebbe essere dannosa per il consumatore allergico, perché potrebbe indurre in lui un senso di falsa sicurezza che lo esporrebbe a dei rischi. Bene, rimanga con noi perché guardi, abbiamo chiesto di intervenire via telefono a un radioascoltatore, Giovanni dalla provincia proprio di Padova, mi sembra che sia un ristoratore, credo. Buongiorno Giovanni. Salve. Lei è un ristoratore? Sì, buona giornata a tutti, io sono un ristoratore, faccio il ristoratore da oltre 42 anni. E credo che stiamo parlando di un problema relativo, perché già abbiamo l'obbligo della determinazione degli ingredienti su ogni menù che noi stampiamo. Io ho una pizzeria, ho più di 120 pizze in listino, ogni pizza è ampiamente documentata e descritta dei componenti. Credo che la cosa più intelligente forse da fare per salvaguardare gli allergici e gli intolleranti è di mettere all'inizio del menù in maniera molto visibile in varie lingue che chi è allergico avvisi il ristoratore che ha delle allergie e che quindi da affrontare in compagnia, insomma. Bene, mi sembra che lei sia già in regola, ma 120 pizze sono tante, per cui bene, ben per lei, ma il mondo della pizzeria è un po' diverso sicuramente da questo. Io non ho mai visto ancora oggi su una pizzeria scrivere questo, speriamo che d'ora in poi magari si cominci a farlo. Ma abbiamo con noi anche il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Stoppani. Allora Stoppani, ha sentito, non so se lei ha sentito Ruocco e poi ha sentito... Ho sentito la trasmissione. Fabrizio De Stefani, allora cosa consiglierà lei ai suoi iscritti di mettere l'indicazione scritta oppure di raccontarlo in maniera orale? Beh, è una bella domanda questo, visto che ci avete dedicato un'ora di trasmissione, tra l'altro complimenti, e non è un convenevole o obiettivo di attirare benevolenza, ma è l'espressione sincera, perché quello dell'allergia e di intolleranza è un tema vero. Mi fa piacere che il dottor Ruocco abbia già apprezzato quello che è lo spirito anche della ristorazione, andare oltre gli adempimenti con quel senso di responsabilità che ha percepito nel raccogliere quelle che sono le indicazioni di un presidio su un problema che è vero. Tra l'altro personalmente ho visto anche di situazioni di spavento, per cui certamente è una situazione grave.
Tra l'altro, in occasione del Natale abbiamo fatto fare un'indagine mettendo anche una domanda ai nostri ristoratori intervistati su come riterrebbero più appropriato la gestione della sicurezza su questo argomento. Le do un'anticipazione, il 50% dei nostri ristoratori propengono per un rapporto diretto personale di sala cliente, il 40% invece ritiene opportuna una qualche segnalazione o sul menu per il 24% o con un cartello esposto nel locale, e solo il 10% vuole una applicazione rigorosa della norma. È chiaro che la FIPE, come già espresso anche Zanon da Venezia, è orientata a semplificare questo atteggiamento, e questa semplificazione vuol dire una sottostima del problema che, come dicevo, è vero. E in questa direzione va, ho già sentito ben esposto in trasmissione, quella che è l'opportunità evidentemente di una responsabilizzazione del ristoratore, ma anche di un comportamento più attivo da parte di un cliente che evidentemente deve farsi portavoce di quello che è il suo problema. Ma io... Prego, prego. Sì. No, chiudevo dicendo che al di là noi abbiamo attrezzato e messo a disposizione del sistema un programma per l'applicazione precisa della norma con l'estrapolazione poi quelli che sono gli allergeni presenti nei piatti che vengono somministrati. Ma ripeto, la nostra posizione presentata al tavolo del MISE e del Ministero della Sanità, che si è riunito anche questa settimana, è quello di portare una semplificazione con la possibilità di fare la comunicazione oralmente. Il problema è in questa fattispecie dimostrare poi di aver trasferito la necessaria preventiva informazione al cliente in caso di problema, e noi su questo proponevamo che nel piano di sicurezza alimentare che ogni ristoratore deve avere sul capitolo allergeni barre intolleranze, oltre che ribadire la veduta informazione al personale con il richiamo agli ingredienti interessati e ai rischi che questi provocano, dotare il cameriere di una lista di avvertenze da comunicare al cliente sulla falsa riga di quello che succede in aereo quando le hostess ti informano su quelle che sono le possibilità, le di menù in caso di emergenza. Ma io direi che comunque qui emerge che formazione, ma che è importante, perché secondo me anche dotare di un foglio, se poi non è informato il cameriere, secondo me diventa problema. Quindi formazione. Io ancora un radioascoltatore veloce, Fabio da Milano, 30 secondi. Sì, buongiorno. Ma io ritengo che io sono un frequentatore di ristoranti, non sono un ristoratore, però credo che assolutamente sia una norma non applicabile, se non applicabile al contrario, cioè succederà che i ristoratori, che sono chiaramente tantissimi, per tutelare la loro responsabilità diranno che praticamente il 90-95% dei loro piatti non sono adatti per diciamo portatori di allergie, e pertanto al massimo stabiliranno un piatto per ogni menù che è esente da tutte queste cose, però al massimo. Quindi sarà un discorso mette in evidenza il problema, ma i ristoratori per difendersi dovranno far così, e quindi sarà chiaramente il consumatore ad attivarsi per capire cosa deve mangiare. Bene, lei è molto, come posso dire, molto molto critico, ha messo il dito nella piaga, secondo me. Bene, poi vedremo cosa succederà in futuro, vedremo se i ristoranti come risponderanno, vedremo anche le misure poi di controllo che ci saranno, perché mettere dei provvedimenti senza controllare, senza dare così delle pene, secondo me veramente non è molto importante, perché non siamo ancora così evoluti. Bene, chiudiamo la trasmissione, un caro saluto da Davide Paolini e buona domenica a tutti.